Buon pomeriggio a tutti, è eh, con immenso piacere che oggi pomeriggio diamo il benvenuto al nostro nuovo allenatore Francesco Baldini, del quale siamo orgogliosi. Eh, la scelta è ricaduta su Francesco per le qualità umane, per eh, l'identità di gioco, per il fatto che storicamente è stato un nostro giocatore, quindi conosceva il nostro ambiente e perché ha un grande staff e un'identità di gioco che è ciò che ricercavamo quindi rispondeva a tutti, a tutti i nostri criteri di selezione ed è per questo che a lui do il benvenuto e al quale lascio la parola buonasera, buonasera a tutti quanti eh, ringrazio Jacopo eh, per le belle parole eh, ci, siamo, ci siamo scelti ci siamo scelti Jacopo e il Presidente sono stati molto bravi eh, Jacopo è venuto addirittura, ci siamo trovati, è venuto pure a casa mia e ci siamo incontrati, abbiamo parlato, ci siamo scelti eh, e questa è una cosa molto importante. Eh, ho scelto Perugia fin dalla prima semplice telefonata, mi andava di ritrovare questo ambiente dove sono stato purtroppo per me e per voi verso la fine della mia carriera mi sarebbe piaciuto arrivare prima eh, ero, a ero a Genova nel Genoa e, e quando mi dissero Preziosi mi disse se volevo venire a Perugia eh, non, non ci pensai neanche mezzo secondo però arrivai che ero già un quasi un ex giocatore quindi eh, il rammarico era quello eh, il piacere di ritrovare queste mura, il piacere di ritrovare qualcuno di voi, il piacere di trovare gente che ho lasciato importante come Renzo Luchini. Eh, quindi non ci ho pensato neanche mezza volta, insomma, quando mi è stato proposto di venire qua ad allenare. Grazie. Ok, allora per le domande, vostro nome e nome della testata, grazie. Clairo Bertoldi del Corriere dello Sport. Buonasera. Le chiedevo no. Eh, quali sono le idee eh, che ha definito Giuliarelli eh, identitarie del Perugia di Baldini? Parto dall'attaccamento, che è la cosa più importante in assoluto, e le scelte che sono state fatte in questo periodo e le scelte che verranno fatte in questo periodo partono. Innanzitutto dall'attaccamento, poi vi parlerà io, io alleno e vi parlerà Jacopo delle altre cose, però per me l'identità è una cosa molto importante. Parto da un'idea di calcio, eh, non c'è un'idea di calcio giusta o sbagliata, nel calcio si è vinto in tutti i modi possibili ed immaginabili. Io amo esprimere un certo tipo di calcio e quindi cercare di Dominare le partite, cercare di rubare la palla prima possibile agli avversari, cercando di tenere palla, cercando di dare una identità propositiva alla squadra e non distruttiva, quindi queste sono sempre state le mie caratteristiche dal primo giorno che ho deciso di intraprendere questo mestiere e continuo a portarmele indietro. Naturalmente in questi anni cercando di modificare, aggiustare. Tutte queste idee però rimangono ferme sul mio modo di vedere il calcio. Mister, prima di tutto, benvenuto Grazie. a Perugia, Daniele Cervino dal quotidiano La Nazione. Il Perugia, siamo a fine luglio e non si sa ancora in che categoria giocherà, se in Serie C o se in Serie B. Io domando: come si fa a lavorare? Quali sono le difficoltà di lavorare da tecnico? per prima di tutto motivare i giocatori e quali sono gli stimoli e qual è la voglia di Baldini allenatore di riportare l'entusiasmo qui a Perugia dopo una cocente retrocessione. Il mio compito sicuramente uno dei miei primi compiti è quello di eh, è stato quello di cambiare la faccia di questi ragazzi quando sono arrivato eh, naturalmente e parlo di quelli che avevano fatto l'anno precedente, eh, c'era, c'era, un po' l'abbiamo stemperata, però c'era tristezza, come c'è tristezza nell'ambiente, come c'è tristezza naturale dopo una retrocessione eh, e questo compito che mi aspetta eh, è un compito importante, perché è vero che... Poi dopo saranno i risultati a portare l'allegria e la felicità. Ma io penso che ci sia anche un certo modo di far calcio, un certo modo di proporre calcio. Eh, Perugia storicamente è una piazza che ama il bel calcio. Okay? Quindi eh, io ho il dovere di cercare di fare risultato, però di costruire anche qualcosa eh, a livello calcistico. Ho un compito. Uh, il mio primo compito, ripeto, è stato quello di cercare, ma non perché, perché la mia metodologia di lavoro, non la mia metodologia di lavoro, una certa metodologia di lavoro uh, facilita, facilita il, il venire volentieri al campo, facilita il uh, stare volentieri con i compagni. Io penso che ci debba essere una componente di divertimento nell'allenamento, per poi riportare questo divertimento in campo, difficilmente una squadra che va in campo triste poi fa, fa risultato, quindi quello che è stato il mio primo appro approccio di questi 12 giorni è stato sotto questo punto di vista, non sono parole mie, sono parole di Velasco, ci si diverte quando si fa le cose seriamente, divertirsi non vuol dire venire qui e, e, e cazzeggiare, io dico in toscano, ma vuol dire venire qui e fare le cose seriamente. Beh, qualcosa sta cambiando nella faccia dei ragazzi, eh, è già cambiato. Ripeto quello che ho detto prima, così almeno ci leviamo qualsiasi tipo di, di dubbio. Le scelte che verranno fatte sui singoli giocatori si faranno in prima persona sulla, sul, sul senso di appartenenza. Chi vuole rimanere a Perugia, e naturalmente eh, valuteremo che è. Adatto al tipo di calcio che vogliamo fare, rimarrà a Perugia. Chi ha il minimo dubbio è giusto che, è giusto che, faccia la loro, che facciano la loro strada. Quindi il senso d'appartenenza per me è fondamentale, soprattutto dopo una retrocessione. Quindi, eh, questa è una cosa che voglio chiarire immediatamente. Buon pomeriggio, Carlo Forciniti, Corriere dell'Umbria. È una domanda, se posso, che faccio ad entrambi. In questa settimana il Perugia si è cominciato a muovere con delle rescissioni consensuali, con delle operazioni di mercato in uscita. Chiedo all'allenatore al dirigente, anche a fronte di quanto è successo negli ultimi giorni, quali sono le priorità, se ci sono delle priorità anche rispetto al mercato in entrata, perché è evidente che ci siano dei buchi da coprire. Se, se lei mi ha delle esigenze dal punto di vista appunto, eh, a livello di Rosa e se lei Giulia Lelli, magari è più propenso ad operare su un certo tipo di reparto in questo momento su un altro, su una zona di campo piuttosto che un'altra, grazie Il fondo Vai. Allora, per quanto riguarda le scelte che verranno fatte da qui al termine del mercato, è chiaro che non lo dobbiamo nascondere, nel momento in cui cambiamo dal punto di vista di sistema di gioco la scelta di passare a un 4-3-3, è naturale che ci sono alcuni ruoli che sappiamo dal play ai laterali bassi, agli esterni d'attacco, che saranno ovviamente delle priorità da portare avanti. Eh, quella che oggi viene definita una mancanza in realtà io ritengo sia un'opportunità, perché oggi la rosa è comunque al completo per l'allenamento e spiego perché, perché a questa cosa tengo molto, perché sapete che, che io opero nel settore giovanile, questa è l'opportunità per tanti giovani di giocarsi le proprie possibilità e farsi conoscere dallo staff tecnico e dall'allenatore. Quindi per questi giorni di lavoro... Tutto il tipo di attività che stiamo facendo la stiamo facendo a pieno regime grazie ai ragazzi anche integrati dalla primavera che hanno un'opportunità importantissima da portarsi avanti. È ovvio e poi ho già risposto che chiaramente andremo poi da qui alla fine del mercato in relazione ai tempi a nostra disposizione ad intervenire eh, nelle necessità di cui abbiamo già parlato. Beh, eh, è logico, è chiaro eh, quello che dice Jacopo, eh, cioè eh, eh, si è, è stata costruita una rosa l'anno passato per un, 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 un certo modulo e quest'anno, eh, a me non piace mai parlare di moduli, parlo sempre di occupazione degli spazi, però in, in questo caso... Eh, nel momento in cui ci siamo incontrati col presidente e con jacopo mi è stato chiesto eh, qual è il modulo che sento più mio e naturalmente è il 433 eh, così rispondo in parte anche alla domanda di prima non mi spaventa il doverci sentir dire aspettiamo per vedere in che categoria facciamo e questo ce lo risponderanno tutti i giocatori che andremo a contattare è naturale eh, però ritorno al discorso di prima mi interessava intanto per quelli che vogliono rimanere in maniera assoluta a Perugia ritornarli a fare sorridere non è la parola giusta però fargli capire che si può ripartire che si può rinascere che si può ritornare ad essere protagonisti naturalmente sapevo di dover vedere alcuni giovani e vi garantisco che qualcuno sono veramente interessanti e... Mi ero preso questi giorni fino al primo di agosto, che partiamo per ritiro, eh, che avrei voluto valutare tutti quanti. Quindi, quello che sembra in questo momento difficoltà di mercato, come dice Jacopo, sono cose che ci servono. Tanto. Eh, è fondamentale anche vedere qualche giovane, era fondamentale capire chi ha voglia di rimanere, io batto sempre il tasto lì perché è una cosa per me fondamentale e questo, ti è, questo tempo ci è servito, quindi eh, è logico, ritornando alla domanda, che ci siano in questo momento dei, dei vuoti da colmare. Eh, vi posso garantire che stiamo lavorando non so quante ore al giorno e quindi... Eh, non dormiamo sotto il punto di vista delle idee, è logico che abbiamo delle idee e magari parliamo già con delle persone o con degli agenti o con, abbiamo delle idee per la Serie B, abbiamo delle idee naturalmente per quello che sarà, dovesse essere, speriamo di no, la Lega Pro e quindi non è che ci trova o che ci troverà impreparato questa sentenza. Antonello Ferroni messaggero, una domanda anche in questo caso per entrambi. Dal punto di vista personale, eh, quali sono i vostri obiettivi? Perché comunque Jacopo è il primo anno diciamo, da, tra i grandi no? nel calcio importante. Per quanto riguarda il mister eh, ne conosciamo le qualità umane prima di tutto che sono notevoli, ma lo conosciamo poco invece dal punto di vista tecnico dell'allenatore. Quindi diciamo che forse posso immaginare che una serie B. Eh, potrebbe essere un um, importante rampolino di lancio anche da questo punto di vista e poi ecco quali, quali, qual è l'obiettivo di squadra sia per la B che per la C mi rendo conto che è una domanda difficilissima in questo momento senza una rosa compiuta e ancora lontani da, da, dal sapere la categoria però ecco se, se avete un'idea un buonasera Antonello allora eh, io co come giustamente Sottolineavi vengo da un altro percorso che è quello di settore giovanile e sono abituato a pensare alla quotidianità. Ritengo che sia giusto attraverso l'impegno e la valutazione quotidiana porci degli obiettivi giornalieri che poi nel momento in cui ci sarà il campo a nostra disposizione, indipendentemente dalla categoria, definirà quelli che sono gli obiettivi di squadra. Non siamo qui, e secondo me non è corretto farlo perché, in uno sport di situazione come il calcio, è bene non fare proclami e non parlare di previsioni. Andiamo in campo, ci impegniamo e dimostriamo che cosa potremo fare. Ter tireremo una, una linea subito il 30 giugno dello del prossimo anno e vedremo che cosa saremo stati capaci di fare. Le mie ambizioni. <ride> Le mie ambizioni sono sempre state un ambizioso nella vita e quindi le mie ambizioni personali sono da quando ho iniziato questo mestiere e vi assicuro che non avrei potuto fare nient'altro, nel senso che dopo una certa carriera uno dice ok faccio il dirigente, no io, io sono un amante del campo, eh, non sono un amante... Di nient'altro che di quello che fa parte del calcio, sono innamorato di quel campo. Mi frega quel campo, è come se fosse la donna più bella del mondo, e sono stregato da quel tipo di lavoro. E l'ambizione, naturalmente, è quella di ritornare dove sono stato da calciatore. Ok, eh, ma Sto facendo una gavetta importante perché ho fatto il settore giovanile nel Bologna, ho fatto il settore giovanile nella Roma, ho fatto il settore giovanile nella Juventus, sono partito dalla serie D con i grandi, eh, l'ho assaporata la serie B a Trapani ma sono stato esonerato e voi sapete che ogni esonero è un'ammazzata sui denti che ti fa migliorare. Eh, L'anno scorso eh, ci è mancato poco per fare il miracolo a Vicenza e rimanere in serie B, eh, non ci siamo riusciti. Quest'anno eh, sono stato esonerato, quindi eh, la gavetta che sto facendo è una gavetta di miglioramento come tutte le gavette di questa, di questa cosa. Per quanto riguarda il Perugia, ho accettato Perugia e eravamo già d'accordo col Presidente sia in Lega Pro che in Serie B, non ho fatto una questione di categorie, è logico negarsi che se fosse Serie B sarebbe una soddisfazione eh, per tutti quanti, ma... Non farebbe altro che aumentare la voglia di far bene. Quindi aumentare la voglia di far bene in una piazza che ha sofferto tanto. Eh, dopo una stagione dove io sono stato retrocesso, quindi c'è tutte le premesse per cercare di, 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 di imporsi sia io come allenatore sia il Perugia in una categoria che speriamo sia quella della serie B e non rischiare quello che è retrocesso che è, che è successo l'anno scorso. Quindi queste componenti non possono far altro che eh, cercare di ottenere il massimo e questa è la cosa più importante. Sì, eh, Enrico Fanelli, Perugia Today e, e Tifogrifo. Certo. Eh, volevo possibilmente fare una domanda a entrambi, ricollegandomi alla domanda che ha fatto il collega. Ci sono state due rescissioni di giocatori diciamo, importanti come. Casasola e Sgarbia al mister volevo chiedere cosa ne pensa appunto di, di, cosi, di cosa è avvenuto di, di quello che è avvenuto e a, a Jacopo volevo chiedere se ci può spiegare le motivazioni perché la formula de, se magari ci poteva stare questo addio magari la formula che anche a me personalmente almeno mi ha, ha colto un po' di sorpresa insomma grazie rispondo prima io certo e lo dico in maniera molto decisa eh, Abbiamo convenuto insieme ai ragazzi per due motivazioni differenti. Filippo riteneva concluso il proprio percorso calcistico ed esperienziale all'interno del nostro club e non dobbiamo stare dietro ai tempi del mercato secondo me. Abbiamo ritenuto per dare un segnale chiaro e deciso anche alla squadra che fosse venuto il momento di porre fine, ripeto, in maniera eh, assolutamente eh, colloquiale con, eh, da, da entrambe le parti che. Questo potesse essere un'opportunità sia per noi che per Filippo e quindi è questa la tempistica e la decisione. Tiago invece è stato un rapporto eh, diverso e la scelta è legata a un duplice fattore: uno di carattere, diciamo così, tecnico-tattico. Probabilmente abbiamo ritenuto che Tiago non fosse eh, ideale per il nostro sistema di gioco. E mh, per il professionista e la, la, la serietà del ragazzo, come peraltro anche Filippo. abbiamo eh, vista la sua anche volontà di rientrare in Argentina, o almeno questo è stato quello che ha espresso a noi ragazzo, abbiamo ritenuto anche in quel caso che nei tempi fosse giusto non trascinare a lungo, perché poi abbiamo, eh, ripeto, la necessità della qualità quotidiana del lavoro. Io penso di averti già risposto prima, perché nel momento in cui con la massima professionalità e la massima serietà, un giocatore chiede di voler ritornare in Argentina e l'altro chiede di voler andare via, eh, eh, poi dopo non sta a me la trattativa, io sono allenatore e voglio allenare gente che è pronta a morire in campo per il Perugia, poi il resto mi interessa poco, le trattative non le faccio io. Carlo Giulietti, Associazione Vecchia Guardia. Innanzitutto benvenuti. Carlo, grazie. Preveniamo da una stagione un pochino difficile, molto difficile, però quando si cade nel calcio come nella vita occorre rialzarsi, prendere la bandiera e tornare all'assalto. Questo ce l'hanno insegnato Perugia, una piazza che ha vissuto tanto, alti e bassi. Eh, C'è un clima, un ambiente da compattare, questo lo sanno tutti. E questo penso sia molto importante. Ci sarà un passaggio anche di modulo 433. Occorre professionalità, occorre impegno, occorre spirito di identità, appartenenza. C'è un segreto secondo voi per attuare queste cose che in sintesi ho accennato? Tutti gli allenatori del mondo in questo momento ti risponderebbero il lavoro. <ride> È scontato che sia quello. però però c'è modo e modo di lavorare okay? eh, il, la sintonia che è, subito, che, che è subito nata con uh, Jacopo io vengo, vi ho detto prima dal settore giovanile lui viene dal settore giovanile ma è questa voglia incredibile di lavorare io penso di essere riconosciuto come allenatore una delle cose per cui vengo riconosciuto è per quanto sto dentro a quell'ufficio là perché io arrivo la mattina prestissimo e vado via la sera tardissimo. Ho trovato uno che arriva prima di me e va via dopo di me, quindi cosa voglio arrivare a dire con questo? Che la lavoreremo in maniera incredibile, io, Jacopo e la mia squadra, ve lo assicuro, per cercare di fare il massimo, poi si vince e si perde, ma lavoreremo per fare il massimo. Per cercare di proporre un certo tipo di calcio, per far venire la gente allo stadio e divertirsi naturalmente. Poi dopo contano i risultati. Però conta anche una certa idea. Conta il vedere in campo una squadra che ha voglia di andare a rubare il pallone agli avversari. Conta il vedere una squadra a proposito, Per me contano queste cose qui. Poi dopo perdi tre partite e ti mandano via, non c'è niente, eh, fa, parte del mio lavoro, okay? fa parte del mio lavoro. Però io penso che queste siano cose che contano. E per me si può ripartire da questo. Io con i giocatori sono ripartito da questo: cioè da una metodologia di allenamento che sia orientata a far questo, cercando di portarcela poi in campo. Ora domani faremo la prima partita fra di noi, proprio perché voglio vedere due squadre. Una sarà composta, ve lo dico già, dai più giovincelli, l'altra da quelli che vengono dalla stagione dell'anno scorso. E lo faccio apposta di scegliere questa, questa metodologia di proporre la partita domani. Perché voglio vedere i ragazzetti che vanno forte a 2000 all'ora, pronti a rubargli il posto a quelli più grandi e quelli grandi che si devono adattare, perché se no i ragazzetti gli rubano il posto. Io nasco dal settore giovanile e non sto a guardare se uno è del 2004 o uno è del 92. Chi va forte gioca. Okay? Quando la squadra percepisce questo qui è una squadra che andrà sempre forte in allenamento. Poi le partite, ripeto, si vincono e si perdono. A questo aggiungo semplicemente che ho una fortuna. Io sono perugino e penso di conoscere la storia del Perugia. Abbiamo una fortuna enorme. Siamo una delle poche società che questa storia l'ha, grazie al nostro presidente, realizzata all'interno di un museo. È bene che ogni giocatore che arriverà a Perugia, compresi quelli che già sono qui, sappiano che cosa significa indossare la maglia del Perugia e portarla avanti nella quotidianità. Del lavoro, come ha spiegato il mister, in campo e in tutti i giorni nella quotidianità extra campo. Eh, Due cosette veloci, una eh, mister si è avuto modo di parlare, di confrontarsi in questi giorni con, con Santo Padre, che tipo di sensazioni ha anche nella, rispetto alla quotidianità che ha col presidente, poi mi rendo conto che non sia stato ancora ufficializzato, per oggi si è allenato eh, Bozzolan, volevo chiedervi perché si sta decidendo di puntare su questo giocatore che tipo di, di impatto crediate potrà avere nel Perugia grazie allora per quanto riguarda il press eh, non è tanto che l'ho conosciuto eh, mi, piacciono le persone, mi piacciono le persone schiette, vanno d'accordo con me le persone schiette, sono sicuro sono sicuro eh, che avremo da discutere Okay, ma ho di, fronte, ho di fronte una persona sotto questo punto di vista vero, sotto il punto di vista calcistico vera. Eh, oggi parlavo con un presidente, Jacopo lo sa, mi ha chiamato un presidente di una squadra che è una neopromossa in Lega Pro, e, e è stato l'unico presidente da quando alleno che ho, che ho buttato fuori dallo spogliatoio. Eh, che è il presidente del Sestre Rilevante Risaliti e che abbiamo una stima reciproca clamorosa. Perché vi ho fatto questo esempio? Perché sono convinto che con il Press avremo un rapporto schietto, sono convinto che, che, che molte volte in maniera molto civile ci chiariremo e parleremo, però io ho bisogno di questo tipo di persone eh, vicino a me. Ho bisogno di questo tipo di persone dentro a quello spogliatoio di quei ragazzi perché io amo il confronto. Eh, non sono una persona semplice in un confronto perché, eh, perché lo cerco, perché lo voglio, perché vivo di confronti e, e questo succederà anche col Presidente perché si vede che eh, è questo tipo di persona. Poi dopo impareremo a conoscerci durante la stagione. Buona, eh, buonasera, eh, Domenico Cantarini, Rete Sole e eh, Corriere Lunga, salve eh, Mi scuso se l'argomento è stato già toccato perché sono arrivato 5 minuti in ritardo però credo una domanda che può andare bene per entrambi nel senso che comunque è una situazione qui eh, indubbiamente particolare anche per il calcio che è già di particolare per, di per sé perché c'è comunque uh, stata una retrocessione eh, c'è una società che eh, è indubbiamente ormai eh, invisa a gran parte della piazza eh, c'è eh, una trattativa per la cessione eh, e c'è questa incertezza insomma, della categoria e quindi tutte le, le questioni giudiziarie. Quindi mi chiedo per voi per motivi differenti, un po' perché come dicevamo il direttore è diciamo, la prima esperienza tra i grandi, eh, un po' per, per anche per lei mister, insomma, perché al di là di, tutto, di tutta l'esperienza, comunque penso che una situazione del genere sia abbastanza singolare, mi chiedo se sono più... Le difficoltà che dovete affrontare quindi un po' diciamo i timori delle cose da, da, da driblare, mettiamola così, oppure se gli stimoli superano queste difficoltà. Ma, eh, io chiedo scusa ma sono costretto a uscire dai luoghi comuni. Eh, io non conosco un ambiente calcistico anche con, per chi ha anni d'esperienza. Dopo che le cose vanno male in campo eh, no, non ci sia qualcosa di complicato. La verità è una: noi ci dobbiamo impegnare nella quotidianità, eh, pensare al campo e fare risultati, tanto saremo sempre giudicati per questo. L'ambiente difficile è un'opportunità. La qualità di un dirigente e la qualità di un allenatore risiede anche nella capacità di. Trovare soluzioni e risolvere problemi. Quindi io la ritengo una grandissima opportunità, sia per me che per il nostro allenatore. E io ti rispondo che se pensassi a tutte le cose che mi hai detto te, eh, forse stavo con mio figlio e, e, e non venivo, mi frega quello che ho detto prima, la passione di quel campo lì. E il, il, mi frega l'essere una persona che vede sempre il bicchiere mezzo pieno, faccio una fatica a vedere il bicchiere mezzo vuoto che è, è incredibile. Quindi eh, la mia pazzia, perché poi coinvolgo anche quegli altri matti del mio staff, è quella di accettare Catania, non sapevamo neanche se ci si iscriveva al campionato e ci hanno levato a tre giornate dalla fine di dopo la primavera della Juventus accettare Trapani una società che a fine dell'anno è fallita eh, però io vado a istinto vado a istinto e il direttore lo sa che c'erano altre trattative per quanto mi riguarda ma ho detto al, al direttore a Jacopo scusate ho detto più volte a Jacopo io vengo a Perugia eh, se te mi chiedi il perché non lo so, sarà perché ci sono stato da calciatore, sarà la storia, sarà le sensazioni che ho avvertito. Però, se mi mettevo a ragionare su tutto quello che mi hai chiesto a te, eh, no, no, non sarei assolutamente venuto. N non mi interessano, cioè mi interessa ricostruire. Mi interessa ricostruire eh, insieme alla società, insieme a Jacopo, insieme. Al press, mi interessa ricostruire e mi piace un sacco. Non so come spiegartelo, mi piace proprio tanto il pensare di ricostruire qualcosa. Poi, se avremo la fortuna di farlo in B, sarò l'uomo più felice del mondo, se no dovrò farlo in C. Ma non è una cosa che mi spaventa, cioè mi, mi, mi piace proprio pensare di dover ricostruire un rapporto, mi piace proprio vedere la tribunetta quando io alleno che ora c'è 10 persone, mi immagino di vederla con 150, è, è lo stadio che è la prima giornata non lo so, ci sarà contestazione, ci sarà magari non lo so, faccio un esempio poca gente, e magari arrivare all'ultima giornata dove è pieno, è proprio una cosa che mi stimola questo. E quindi cerco di trasferirlo ai ragazzi e spero di riuscirci. Le idee sono molto chiare su quelle che possono essere. Allora, eh, abbiamo ragionato prima su. non mi ricordo chi ha fatto la domanda sul eh, giovane del Milan che è arrivato. Ok? È logico che in questo momento. Io, io faccio un altro mestiere. Ma è logico che in questo momento sia più facile convincere il giovane appena diventato campione europeo under 19. Eh, portarlo a Perugia perché viene contattato dal Perugia gli altri ti rispondono aspettiamo che, che, che di vedere qual è la categoria è la normalità però le nostre idee le nostre idee sono quelle che mi hanno fatto firmare il contratto perché naturalmente le chiacchiere che sono state fatte e ora sono solo chiacchiere sono state fatte molto Chiaramente, cioè se io ho firmato un contratto è perché sono consapevole che la società mi metterà a disposizione gli altri dieci giocatori che dovremmo prendere e abbiamo le idee molto chiare anche su che tipo di giocatori dobbiamo prendere perché eh, se vogliamo fare un certo tipo di calcio abbiamo bisogno di giocatori con determinate caratteristiche che sono magari diverse da quelle di altri dieci allenatori, quindi c'è questa volontà e per ora è solo una volontà ma è una volontà perché è bloccata dal momento quindi eh, io sono molto sereno sotto questo punto di vista eh, buon pomeriggio Lorenzo no, Pilo... eh, il direttore dove risponde ah. allora eh, sottoscrivo intanto eh, mi scuso non abbiamo risposto alla domanda su andrea attendiamo è, è la verità è un ragazzo che abbiamo seguito ritengo sia uno dei laterali sinistri migliori del campionato primavera dello scorso anno con Già esperienze importanti nella prima squadra del Milan. Eh, attendiamo l'ufficialità, ma è un ragazzo che storicamente, per il tipo di attitudine, avete visto passare all'interno di questo club e dobbiamo secondo me ripercorrere quella strada. Tantissimi giocatori che poi abbiamo visto giocare in Serie A, alcuni dei quali addirittura a livello europeo. E quindi speriamo Andrea ha il potenziale, e questo mi assumo la responsabilità di quello che dico, e poi dovrà dimostrare se questa cosa eh, in quanto tempo avverrà e se avverrà, lì ci sarà sempre il campo a parlare. Riteniamo che sia un ragazzo giovane che già a livello europeo con il club dal quale proviene e, ehm, e con la nazionale abbia già dimostrato le sue qualità. Chiaro che è un giovane, non riversiamo su di lui ovviamente grandissime aspettative e non pensiamo ovviamente che eh, faremo una squadra di 2004. No? Eh, cito solo un, un nome però, eh, Fabian lo scorso anno a Reggio è un 2003 che ha fatto benissimo e anche lui veniva dalla primavera. Quindi non è detto, contano le caratteristiche e le qualità di giocatori e non l'età. Rispondo all'altra domanda, ad oggi... La, il criterio di scelta, oltre alle caratteristiche dei giocatori, è legato alla determinazione che i ragazzi ci dimostreranno in campo. Non ci sono giocatori in vendita, da parte nostra c'è la volontà di valutare nella quotidianità chi dimostrerà la volontà di rimanere a Perugia, indipendentemente dalla categoria. Eh, buon pomeriggio, Lorenzo Peluc Umbria TV, eh, per il direttore, eh, la domanda riguarda diciamo, più che altro appunto il mercato. Avete comunque già individuato delle priorità a livello quantomeno diciamo, di, di ruoli, dove appunto è più necessario intervenire, e poi per il mister riguardo eh, la programmazione del lavoro, ha fatto riferimento a una partitella che, che appunto ci sarà domani in famiglia. Se insomma state stilando anche, magari anche un calendario di, di amichevoli, perché penso che insomma, eh, terminata diciamo, la parte più prettamente fisica, poi appunto bisognerà iniziare a lavorare di più anche sull'aspetto tecnico-tattico. Sì, in, in parte l'abbiamo la, la, già detto, il mercato è una questione di opportunità, ha una durata lunga, eh, le caratteristiche e, e il tipo di, di, di scelta che andremo a fare con il nostro Presidente è legata ovviamente a alcune priorità di cui abbiamo già parlato. In questo momento abbiamo identificato dei profili, dobbiamo capire, e è inutile che ci giriamo intorno, l'abbiamo detto più volte, quelle... Eh, che saranno, quelli che saranno i tempi e ovviamente il tipo di, di categoria che andremo ad affrontare. E ho già consegnato l'altra settimana, quindi sono cavoli suoi, ve la dovete prendere con loro. <ride> ho già come, no, a parte gli scherzi, ho già consegnato l'altra settimana la lista di quelli che saranno i giorni di allenamento e le amichevoli. Addirittura io sono abituato, lo faremo anche quest'anno, a fare in due giorni due amichevoli perché voglio fare arrivare tutti a fare almeno 90 minuti, quindi eh, un giorno giocherà una squadra, il giorno dopo giocherà totalmente un'altra e faranno i 90 minuti, però sono già programmate, mi sembra che la prima è il 3, esatto. la seconda è il 6, ogni 4 giorni, ogni 3 giorni giochiamo, eh, quindi sono già tutte programmate. Poi le, le renderemo ufficiali, ma comunque saranno squadre di eh, serie D, Serie C e via, a crescere abbiamo già identificato praticamente tutte le amichevoli. Allora, un, due curiosità, poi. Ha detto Francesco Baldoni che ce ne dobbiamo andare. Quindi, allora, intanto complimenti a Jacopo Giugliarelli per questa determinazione, quindi un giovane con le idee molto adulte, le sensazioni a poche settimane da questo ruolo così prestigioso che il presidente Massimiliano Santopadre gli ha conferito. Al eh, Francesco Baldini, che gli diamo il benvenuto, un buon lavoro, ci auguriamo solo, ecco, questo è un po' un augurio che la piazza. Credo che si meriti di vedere un calcio con un verso, eh, con un verso che riporti quell'entusiasmo che forse Perugia qualche anno ha vissuto. La curiosità è che visto che lei nasce a massa, è 15 anni più giovani di Silvio Baldini. C'entra qualcosa nella parentela? Oppure così evadiamo queste cose allora, a Massa, massa, massa c'è grazie, grazie a lei A Massa c'è un paesino storico Dove si rifugiarono i partigiani Al tempo della guerra Che si chiama Resceto Che ci sono tutti i baldini Ok? Eh, è un paesino penso di 150 anime Veniamo tutti e due da lì È impossibile che non ci sia una parentela È impossibile eh, c'è grande stima c'è grande stima col mister a prescindere da, da queste cose che è la realtà è la verità veniamo tutte e due da Rescedo che è un paesino sopra massa siamo duri come il marmo tutte e due <ride> abbiamo tante cose in comune c'è grande stima e, e per quanto riguarda il, il tipo di calcio ripeto so e, ho, e, e, e conosco la storia eh, la storia del, del Perugia e, e quando ho detto prima il Perugia è abituato Perugia, il Perugia è abituato il Perugia a fare un certo tipo di calcio secondo me, a proporre un determinato tipo di calcio e il Perugino che viene allo stadio so che apprezza un certo tipo di calcio ma penso di essere stato scelto penso di essere stato scelto anche per questo poi dopo starà a me riuscirci e non è facile eh, però ce la metterò tutta Grazie. Adesso, un allora, intanto chiariamo eh, in, in maniera importante. Ad oggi ovviamente c'è grande senso di responsabilità, ad oggi condividiamo col Presidente questo percorso, dal, quindi io sono semplicemente un dirigente che, che viene dal settore giovanile, che dal primo di settembre o comunque da settembre sarà iscritto al corso da direttore sportivo, quindi ad oggi, eh, ripeto, eh, faremo questo tipo di attività. Eh, di un dirigente che con il Presidente porterà avanti il discorso della squadra e c'è grande senso di responsabilità e fare questo genere di esperienza a casa propria nella squadra di cui si fa il tifo, in cui si è cresciuti e ha visto un certo tipo di calcio, porta senso di responsabilità, emozione e impegno. Poi bisogna quotidianamente far parlare il campo. Grazie a voi.